complimenti alla nostra amica Sabrina per il suo intervento. Tolgo la mascherina per parlare, come vedete noi rispettiamo ossequiosamente i DPCM che vengono proposti, rispettiamo la legge, come Socrate noi la critichiamo rispettandola. Questo è il modus operandi, quindi invito tutti a rispettare leggi e norme pur criticandole, ecco. Del resto questo è un virus che, come sapete, opera dopo le ore 18, tra le 18 e le 6 del mattino, e quindi bisogna, come il Presidente del Consiglio anche, perché anche il Presidente del Consiglio si appalesa dopo le ore 18 tendenzialmente. Qualcuno potrebbe malignamente sospettare che coincidano le due persone, ma non è così. Esiste il virus, intendiamoci, esiste il virus, esiste anche una strumentalizzazione politica del virus, evidentemente, che è quella in nome della quale continuamente si ribadisce un'emergenza totale volta a legittimare la persistenza delle misure di emergenza, quelle che limitano le libertà e i diritti e appunto ci pongono in una condizione in larga parte non costituzionale, in molti casi addirittura anticostituzionale. Sarò ridondante se ricordo che durante il periodo del confinamento, detto lockdown, almeno 9 principi della nostra Costituzione sono stati apertamente sospesi, dal diritto di assemblea al diritto di libera iniziativa, al diritto di culto, al diritto di circolazione, passando per tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Ecco, ho fatto menzione della Costituzione, mi rendo conto, mi scuserete, noi siamo un po' vecchia maniera, siamo di un vecchio mondo, siamo forse un po' âgé e anche un po' fuori moda, ma ci richiamiamo alla Costituzione. Non va di moda oggi, mi rendo conto, perché ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il mercato, bisogna essere up to date, direbbero gli informatici anglofoni, e quindi noi siamo fuori moda, ebbene sì, ci richiamiamo alla Costituzione. Io sono molto felice di essere qui oggi nelle Marche a parlare con voi, sono molto felice di essere qui a sostenere un gruppo di amici validissimi che hanno competenza, cultura e che hanno la passione politica, rispettano anche la consecutio temporum, mi permetterete se faccio questa bassa notazione, ma non è scontata in un'epoca in cui larga parte dei politici non hanno nemmeno il rispetto basico della consecutio temporum, che trasformano in persecutio temporum e quindi inseriscono indebitamente il condizionale al posto del congiuntivo, non solo qui nelle Marche ma in larga parte d'Italia, intendiamoci. Si è persa ogni valenza culturale basica, anche. Io penso che qualunque politico della Prima Repubblica fosse del PCI, dell'MSI o della Democrazia Cristiana, se fosse ancora vivo oggi si troverebbe in un mondo totalmente cambiato. Probabilmente un vecchio esponente del PCI si troverebbe molto più in sintonia con un vecchio esponente dell'MSI, con il quale avrebbe condiviso se non altro un mondo culturale, valoriale, di difesa dei diritti sociali e della patria, di quanto ciascuno di essi non possa trovarsi eventualmente in conformità con gli esponenti dell'odierna politica, che sono totalmente votati al liberismo, all'ordine globalista dominante. Per questo la sfida di Vox Italia, che si ispira alle mie pur modeste idee, è quella di spaccare il fronte che io chiamo dell'alternanza senza alternativa, perché questo è il segreto per capire l'inganno dell'ordine politico contemporaneo, non solo nelle Marche ma a livello italiano, europeo e forse anche planetario. Che vinca la sinistra fucsia liberista o che vinca la destra bluet liberista, vince in ogni caso l'ordine liberista dominante, con alcune sfumature anche interessanti se volete, ma i punti cardinali della politica sono gli stessi: mercato sovrano, globalizzazione atlantista, l'ordine dominante così com'è.
Per cui la sfida di Vox Italia è quella di procedere ostinatamente in direzione contraria rispetto all'ordine dominante. Vox Italia non è né di destra né di sinistra, o se preferite insieme di destra e di sinistra. Certo che ci sono idee ottime sia nella vecchia sinistra sia nella vecchia destra, chi potrebbe negarlo? Certo, l'idea di Dio, di patria, di famiglia della vecchia destra sono idee ottime, come sono idee sacrosante ottime quelle della vecchia sinistra, difesa del lavoro, dei diritti sociali, della comunità, benissimo. Il problema qual è? È che oggi quelle che si autodefiniscono destra e sinistra hanno abdicato sia ai loro valori di riferimento, Dio, patria e famiglia, sia ai loro valori di riferimento a sinistra, comunità, lavoratori e popolo. Tant'è che a sinistra si occupano solo di migrantes, matrimoni gay e quant'altro, cose su cui peraltro io non ho nulla in contrario, intendiamoci, ma penso che la priorità per un lavoratore della Fiat Mirafiori, scusate, io sono di Torino, ma dei cantieri di Ancona o dei lavoratori di Porto San Giorgio sia avere un salario dignitoso, la possibilità di mandare i figli a scuola, la possibilità di avere dei diritti sociali fondamentali, un salario dignitoso, come a destra hanno rinunciato completamente ai valori fondamentali, non c'è più Dio, patria e famiglia, c'è mercato, Stati Uniti, globalizzazione o sovranismo lo chiamano, ma quello che intendono per sovranismo a destra non è altro in realtà che lo Stato che governa per il mercato e non lo Stato che governa il mercato. Per questo la sfida di Vox, ripeto, è una sfida trasversale e alternativa. Vox non è né di destra né di sinistra, ma potrà attingere facilmente sia persone che si identificano in vecchi valori di sinistra, sia persone che si identificano in vecchi valori di destra. Questa è la novità di Vox Italia. Certamente mi dicono che qua vicino parla un altro noto politico che farà il pienone, ovviamente, ma certo, perché se parli per slogan fai i pienoni, ovviamente, ma la politica non è parlare per slogan, la politica è porre in essere un ordinamento, un'idea di mondo. Qual è l'idea di mondo di chi parla due paesi più in là? È l'idea del mondo così com'è, con alcune piccole, piccolissime variazioni. Ecco, bisogna, a mio giudizio, con tutto il rispetto, io ho il massimo rispetto per le forze di centrodestra e di centrosinistra, io sono mediamente in pace con il mondo proprio perché, come dire, mi occupo di filosofia, però mi permetto di dire a chi opera nella politica che è inutile che si finga di essere contro il sistema, contro l'ordine delle cose, se poi in realtà si è apologeti dell'ordine esistente, si è sacrestani del potere così com'è, perché questo è il punto fondamentale. Al di là di tutto, destra e sinistra hanno la medesima visione del mondo: mercato sovrano, globalizzazione a stelle e strisce. Questo su un piano macro, ma che poi si determina, credetemi, nel piano della regione anche. Nel piano della regione. Io devo dire la verità, vi chiederete, ma cosa ci fai tu nelle Marche? No, sei un turista, sei qui per caso? Beh, permettetemi di dire che mi sento un po' marchigiano anch'io, perché mia moglie è marchigiana, mia figlia è nata a Civitanova Marche, quindi sono anch'io un po' marchigiano. Ius soli, direbbero gli altri. No, ius soli, io mi identifico nei valori in cui credete anche voi. Cioè, se mi citate i grandi esponenti della cultura marchigiana come Leopardi, per dirne una, che non verrà citato due paesi più in là, non verrà citato nemmeno dagli altri, no? Io mi identifico perché è marchigiano, certo, ma è un esponente della cultura mondiale, vorrei dire, non mondialista, mondiale, no? A me interessa quest'area del mondo perché ho dei valori affettivi qua, certo, ma perché ha dato degli esponenti della cultura mondiale, ed è una vergogna che non vengano citati dei personaggi che siano di destra o di sinistra, perché i personaggi di destra e di sinistra si occupano di altro sempre, di calcoli e di questioni, salvo poi quando sono al potere non curarsi più di nulla. Ecco, io penso che una regione come la vostra, come la nostra, mi permetterei di dire, ripetendo che mia figlia è nata qua, mia moglie e di qua, e io sono italiano e quindi anche marchigiano, mi permetterete, no? Ogni italiano deve sentirsi a casa nella sua patria,
dalla Valle d'Aosta alla Sicilia passando per le Marche. Questa è la grandezza dell'Italia, essere un caleidoscopio di pluralità. È difficile da capire? No, non è difficile per chi usa la testa, per chi ha una cultura, per chi capisce che Leopardi è marchigiano ma al tempo stesso è un genio italiano e quindi riguarda tutti noi. Per chi ha la grande cultura, per capire che le Marche sono una regione che hanno dato i natali a grandi esponenti della cultura mondiale, vorrei dire, ma che sono marchigiani al tempo stesso mondiali, con buona pace degli imbecilli cosmopoliti che pensano alla globalizzazione come annullamento delle identità e agli imbecilli nazionalisti locali che invece vorrebbero fare di Leopardi o degli altri grandi esponenti, Rodolfo Mondolfo, tutti gli altri grandi della cultura marchigiana, dei simboli soltanto locali. No, la grandezza dei grandi protagonisti della cultura, anche marchigiana, è di essere insieme locali e universali. Il genio di Leopardi parla a tutti, parla a noi che siamo qui, ma parla anche ai giapponesi, ai cinesi, agli americani, parla a tutta l'umanità. Questa è la grandezza dei geni veri. Ecco, in questo specifico contesto in cui ci troviamo, io credo che nelle Marche ci sia particolarmente da fare. Ripeto, sarà una goccia, sarà un segnale di cambiamento. No, diceva Tolstoi in Guerra e Pace che bisogna procedere senza fretta e senza tregua, no? Purtroppo, come dire, il cambiamento non avviene in maniera taumaturgica e improvvisa, ha bisogno di una lunga maturazione, di una sedimentazione nelle coscienze. È chiaro che nelle tifoserie calcistiche della politica, destra e sinistra, continua a essere la grande discriminazione. Io sento una marea di imbecilli che dicono: io sono di destra, io sono di sinistra, e non si accorgono di essere del partito unico del liberismo dominante, quello che dice il mercato decide, la globalizzazione decide, o comunque bisogna assecondare i mercati. Questa è la differenza fondamentale, a mio giudizio. Mettere in discussione l'ordine dominante. Ora, la verità non si mette ai voti, mi perdonerete, no? Cristo fu mandato in croce da una libera elezione. Socrate fu mandato a morte da una libera elezione. Questo cosa vuol dire? Che bisogna educare le persone a pensare con la propria testa, liberandosi dagli errori. La verità, quando è tale, non si impone mai con la forza. Si impone discutendo con la docile forza della ragione. Quello che sto dicendo io, banalmente, ritengo essere vero. Vorrei tanto che fosse confutato, ma non può essere confutato. Se ci trovassimo in una normale tribuna televisiva il candidato di centrodestra o di centrosinistra, adesso la butterebbero, come usa dire, in cacciara, no? Caccerebbero la palla sulle tribune, direbbero: ah, ma il candidato di centrosinistra, immagino, direbbe: sei fascista, Fusaro. Il candidato di centrodestra direbbe: sei comunista, Fusaro, no? Perché questo è il grande motivo dominante fin dagli anni della strategia della tensione. Vi sarete chiesti anche voi perché non si è mai capito se ai tempi della strategia della tensione i responsabili fossero comunisti o fascisti. Non doveva essere chiarito, perché in quel modo si poteva creare un clima antifascista e anticomunista insieme che garantisse l'ordine liberale all'epoca, liberista oggi, mercatista, chiamatelo come volete. Ecco, io credo che la vera scelta non è tra A e B, tra centrodestra e centrosinistra, ma è nel dire di no a questa dualità preordinata che in realtà garantisce la vittoria del medesimo. È come nelle marche dei cellulari: voi potete scegliere la marca X o la marca Y, ma vince comunque sempre l'ordine delle merci. Ecco, Vox Italia dice: un momento, c'è dell'altro, c'è ben altro. Tra A e B c'è anche una possibilità che mette in discussione A e B e lo stesso sistema che vi propone l'alternanza tra A e B. Sistema che, ripeto, io chiamo dell'alternanza senza alternativa, perché che vinca A o che vinca B vincerà il medesimo, ed è per questo che il sistema mediatico corrottissimo
quello che non dà notizia dell'evento di questa sera, per intenderci, e che invece celebra centrodestra e centrosinistra, non vede l'ora che si mantenga questa dicotomia tra centrodestra e centrosinistra. Il problema non è il centrodestra o il centrosinistra, ma è ciò che, mettendo in discussione quella dicotomia, proponga altre visioni del mondo. Se ci fosse stato questa sera qui tra noi il candidato del centro-sinistra o il candidato del centrodestra, sarebbero state paginate intere di giornali, ci sarebbe stato una sorta di tappeto rosso da qui fino alla collina di Fermo. Invece ci siamo noi, che siamo scomodi, che siamo inclassificabili, vorrei dire fecondamente inclassificabili. Noi non siamo né di centrodestra né di centrosinistra, noi siamo una terza posizione, tertium datur, no? Poi per gli amici di centrodestra e di centrosinistra lo traduciamo anche, vuol dire una terza possibilità, quello che loro non concepiscono, perché per loro per il centrodestra è il nemico il centrosinistra, per il centrosinistra è il nemico il centrodestra, e non pensano di essere le due immagini del medesimo. Vedete, i vecchi regimi novecenteschi, uso la parola regime perché sta tornando di moda in realtà, no? Siamo un po' in un regime, no? Dovete portare la mascherina, dovete mantenere le distanze sociali, evitare gli assembramenti, per carità, no? Tutti i regimi del Novecento vietavano gli assembramenti, eh? Fossero regimi fascisti, comunisti o liberali, tutti i regimi vietavano gli assembramenti. Certo, quelli passati avevano l'onestà di dirvi che li vietavano per evitare che voi complottaste e vi organizzaste contro di essi. Questo non ha nemmeno l'onestà di dire questo. Vi dice che lo fa per proteggervi e per curare la vostra salute. Un regime geniale questo, no? Paradossalmente Hitler e Stalin erano dei dilettanti rispetto a questo regime, no? Ci mettevano la faccia intanto, Hitler e Stalin firmavano i loro crimini. Qua invece non si sa mai chi è l'Europa, cos'è Washington, non si sa mai chi è il responsabile ultimo. Ma ad ogni modo, il paradosso di questo tempo di regime di ritorno, perché io lo chiamo regime, quello che in Spagna, non solo in Italia intendiamoci, quello che in Spagna in questi giorni schiera l'esercito per contenere il virus, no, al virus spari col cannone, vi risulta questa cosa? Spari col cannone, con l'esercito lo fermi il virus? Ma è curiosa questa cosa. In Germania vietano, ma si farà ugualmente forse, la manifestazione di sabato, di domani, contro il regime terapeutico, in cui interverranno anche le gloriose giubbe gialle, i gilets jaunes francesi. La vietano, perché il divieto di assembramento, ma solo degli acefali non hanno capito che la norma sanitaria del divieto di assembramento è una norma politica. Tutti i regimi del Novecento l'hanno avuta, Hitler, Stalin, citate quello che volete di regime, quello che vi fa più simpatia o vi sembra peggiore, se preferite. Ecco, tutti hanno adottato la norma del divieto di assembramento, perché gli uomini liberi sono quelli che si ritrovano in piazza, negli spazi pubblici, e discutono fra loro, dall'agorà ateniese fino ai movimenti socialisti dell'Ottocento. Ci si trova insieme e si discute della nostra situazione, eventualmente per cambiarla, per decidere democraticamente. Lo prevede la Costituzione che Vox Italia, mi pare unico tra i partiti, pone al centro della propria attività. La Costituzione, articolo 16, andate a leggerlo, il divieto di assembramento viola l'articolo 16 della nostra Costituzione. L'articolo 16 della Carta Costituzionale cita testualmente il diritto di assemblea pubblica. Se noi vietiamo questo in nome del virus, stiamo attentando alla nostra Costituzione. C'è il virus, diranno alcuni. Già, ma in nome del virus è lecito rinunziare alla libertà, alla democrazia e ai diritti? Questa è la domanda. Preferite una schiavitù certa e sicura o una libertà pericolosa voi? Io non ho dubbi. Preferisco una libertà pericolosa a una schiavitù garantita.
No, questo fa parte del nostro patrimonio occidentale, possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo. Ce l'ha insegnato Hegel, che mi permetterete sta un po' più in su di Salvini, Zingaretti e Conte, non se ne abbiano, massimo rispetto per tutti, però io se devo scegliere scelgo ancora Hegel rispetto a Salvini, Conte e Zingaretti. Hegel ci dice che l'uomo che rinuncia alla libertà per fare salva la vita si chiama in un modo solo, servo. È un servo. Se voi vi chiudete in casa per garantirvi la vita, siete dei servi, non siete degli uomini liberi. L'uomo libero è quello che ha alcuni fondamenti irrinunciabili. Perché nessun partito l'ha detto che invece stiamo vivendo un regime terapeutico? Perché Conte ha testualmente, lo rivelano i verbali desecretati, 5 ne hanno desecretati su tanti che erano, ma ad ogni modo, perché un comitato tecnico-scientifico di medici anche ha detto che quel periodo, marzo-aprile, doveva prevedere non già il lockdown completo, il confinamento totale, ma solo alcuni lockdown locali? Perché il nostro Presidente del Consiglio ha fatto un lockdown totale? Ve lo siete chiesto? Se il Comitato Tecnico Scientifico dice che deve essere non completo, quindi medici che dicono una cosa, perché il Presidente del Consiglio fa il lockdown totale? Per ragioni politiche, non mediche, evidente, perché se i medici dicono una cosa e tu fai l'altra, lo stai facendo per la contraddizione che non consente, non per ragioni mediche ma per ragioni politiche, è evidente, per ragioni politiche, cioè per abituare la popolazione alla nuova normalità, come la chiamano. Nuova normalità che significa mascherine, distanziamento, divieto di assembramento e lockdown improvvisi per educare la popolazione al nuovo ordine mondiale, no? Terapeutico. Presto si tornerà. Oggi per inciso, oggi 28 di agosto 2020, in Abruzzo è già tornato il lockdown, lo sapete, in un paese dell'Abruzzo già di nuovo è stata istituita la zona rossa, no? Questo è il nuovo modus operandi. Perché? Perché bisogna educare la popolazione al fatto che certe norme vanno rispettate, se no si torna in lockdown. Distanziamento, acquisti online, mascherine peraltro. Scordatevi di mettere le mascherine di tessuto che peraltro, piccola parentesi, farò una doppia parentesi, io ieri arrivavo dalla Sicilia, ho preso il volo Catania-Ancona, credo che sia l'unico volo dall'Italia per Ancona, perché per Ancona potete volare giornalmente su München, su Londra, ma non su Roma, no? Questa è una vergogna locale, dovreste insorgere, cioè voi potete andare a London City ma non potete andare a Milano e a Roma, perché c'è una rieducazione dei cittadini, no? C'è l'idea che è bello se andate a fare l'Erasmus a Londra, ma non potete andare a Milano o a Roma, no? Dovete viaggiare sempre in posti lontani dall'Italia. Ma ad ogni modo atterro, dovevo partire da Catania per Ancona, mi fermano al bancone, detto al desk, perché in italiano non si può chiamare, bisogna chiamarlo il desk, e mi dicono che la mascherina di tessuto non va bene, ci vuole quella chirurgica, quella di tessuto con Van Gogh sopra, anche un piccolo tributo alla cultura, non va bene quella, c'è un provvedimento che non prevede l'uso di quella mascherina, mi dicono di correre rapidamente dal tabaccaio sopra a comprarne una chirurgica, no? Il tabaccaio sopra ringrazio ovviamente, perché tutti vengono indirizzati là, quelli che hanno la mascherina di tessuto, al che naturalmente uno domanda, ma non ci sarà mica un business dietro a questa cosa delle mascherine chirurgiche usa e getta? Perché poi uno vede che c'è il patto per cui il governo affida a FCA Elkan la produzione di 27 miliardi di mascherine e si domanda, ma dovranno smaltirle queste mascherine? Non è che FCA si rinnova da un giorno all'altro. Il tempo.it dava la notizia per inciso, ecco, forse c'è anche qualche i vecchi interessi materiali, li chiamava Marx, no? Dietro questa questione economica. Ad ogni modo arrivo all'aeroporto di Ancona in maniera rocambolesca,
vedo che c'è sul cellulare un treno dall'aeroporto di Ancona al centro città, chiedo dov'è la stazione dell'aeroporto di Ancona, Castelferretti mi pare si chiami, nessuno sa dirmi dov'è questa stazione, che pure è a 200 metri dall'aeroporto. Ecco, questo aeroporto di Ancona, scusatemi se lo dico, è inesistente di fatto, non ha voli, non ha collegamenti. Io dico, ma una forza politica che amasse la sua gente dovrebbe adoperarsi affinché i marchigiani avessero un aeroporto importante. Un aeroporto importante non è, perdonatemi, quello che collega Ancona con London City, ma è quello che collega Ancona con Roma quotidianamente, perché Roma è la capitale dell'Italia, fino a prova contraria, con Milano magari anche, che è la capitale culturale, economica del paese. E invece no, ci sono i voli su London City e su München, piccola parentesi marchigiana. Ecco, per queste ragioni io credo che Vox Italia abbia davanti a sé un compito molto importante, permettetemi di dire, no? Che non si misura ora nell'immediato, si misura nella crescita culturale, politica che saprà fare. Se volete la solita pillola blu, prendetevi il centrodestra e il centrosinistra, magari anche insieme. Se volete una differente visione delle cose e del mondo, c'è Vox che ha una sua visione, che è difficile da capire, da comprendere, da accettare, perché non è immediata. Come? Ma siete al di là di destra e sinistra? Sì, perché destra e sinistra sono il medesimo. I vecchi regimi, torno a questo tema, del Novecento, vi davano il partito unico. Nell'Italia fascista c'era un partito unico, certo. Nella Russia comunista c'era il partito unico, certo. Oggi non c'è il partito unico, ma c'è la razionalità politica unica. Si può essere liberisti di centro, di destra e di sinistra, ma non è permesso non essere liberisti. Bene, Vox Italia è quella cosa che non è permessa oggi. Non è liberista, è fuori dallo schema dominante. Per questo oggi, quando viene qua, non c'è giornale che ne parli. Per questo oggi, a differenza di due paesi in là, la piazza non è gremita, no? Perché la massa non può intendere immediatamente un discorso rivoluzionario. La massa vuole gli slogan. Fuori i migranti, più Europa. Vogliono gli slogan, non c'è il ragionamento. La nostra sfida invece è di ragionare a partire da alcuni temi: legalità, libertà, democrazia, amici delle Marche, schiavi di nessuno. Chi oggi può dire non sono schiavo di nessuno? Questa è la domanda fondamentale. Questa è la nostra forza. No, io chiudo dicendo una frase del grande Pierpaolo Pasolini, poi spiegheremo anche agli amici di centrodestra e di centrosinistra chi era Pasolini un giorno, se avremo modo, gli spiegheremo anche la consecutio temporum, gli spiegheremo tante cose, perché l'Italia è la cultura, no? Io leggo qua far ripartire le aziende, far ripartire il business, ma certo, quello anche, ma bisogna ripartire dalla cultura, dal territorio, dall'amore della propria terra, poi ripartiamo anche con tutto il resto. Ma questa è una terra di cultura, di grande civiltà, non è la terra di calcolo semplicemente. Quella ce l'hanno a Londra, a Nuova York, qui è la terra di leopardi. Ma chi l'ha citato leopardi fra questi soggetti che faticano a menzionare anche la consecutio temporum? Leopardi, l'avete mai sentito citare leopardi? Perché non. Così non. Probabilmente un personaggio di centrodestra o di centrosinistra vi direbbe: ma quanti posti di lavoro ha fatto Leopardi, no? Zero posti di lavoro ha fatto. Però qual è il valore che ha dato Leopardi a questa terra? Molto più di chi produce tutto quello che dicono loro, perché oggi le Marche vengono abbinate a Leopardi. Abbiamo bisogno di 1000 Leopardi in questa terra, e per farlo abbiamo bisogno di rivalorizzare il territorio, la cultura, anche la produzione, intendiamoci, ma tutto è un complesso. Quando voi sentite alcuni, come è stato di certe, tra l'altro di centrodestra, premesso da non marchigiano ma con radicamento affettivo nelle Marche, alcuni comuni, mi pare di ricordare, del centrodestra, che proponevano di commissariare le Marche, ricordate, durante l'epoca del lockdown, perché c'era una cattiva gestione del presidente della regione, dice allora. Io premesso che
non conosco come funziona esattamente il presidente della regione, qua se ha fatto bene o male, non mi permetto di giudicare. Però quando sento dire commissariare una regione, è una frase che ho già sentito, commissariare l'Italia, no? Darla ai banchieri di Bruxelles. Ecco, io penso che questa regione la dobbiate amministrare voi e non i romani, i milanesi, voi, chi ci abita. Voi non significa chi ha il sangue marchigiano, per carità, ma chi ha la cultura, chi è del territorio, chi vive qua. L'essere appartenenti a un territorio significa avere i valori, la cultura, la comunità, non significa avere il sangue o queste sciocchezze che taluni dicono. Il vero italiano, il vero marchigiano è chi si identifica nei valori e nella civiltà di questa terra. Questo è il punto. Io non sono marchigiano, ma mi ritengo marchigiano molto più di molti altri che invece pensano, pur essendo nati qua, che le Marche voglia dire globalizzazione, apertura, cancellazione delle identità. Diffidate di chi vi propone di cancellare la vostra identità per aprirvi al mondo, alla cosmopoli. Essere cittadini veri del mondo significa esserlo con la propria cultura, con la propria identità, con il proprio accento e la propria, anche il proprio dialetto, vorrei dire, no? Ben vengano i dialetti e le culture locali. Ecco, per questa ragione io credo che Vox sia la vera alternativa e al centrodestra e al centrosinistra. Ripeto, sì, il Movimento 5 Stelle, che a seconda delle occorrenze diventa di centrodestra o di centrosinistra, no? Perché poi c'è anche una sorta di... No, a me hai fatto bene a citarlo. Io sono stato un fermo sostenitore del governo giallo-verde, che ritenevo un'esperienza socialista identitaria. Molti del 5 Stelle, dato che io li rampogno tutti i giorni sulle mie pagine Facebook e anche nei miei libri, dato che li rampoglio tutti i giorni, mi dicono: sei un traditore, Fusaro. Ma come? Io vado a tirare fuori le locandine in cui nel 2014 facevo i convegni col 5 Stelle per l'uscita dall'euro, contro il PD, e dico: ma traditore io? Forse il contrario, eh? Forse siete voi che avete cambiato opinione. Io le mie idee le ho sempre avute, cioè io sono sempre stato per l'uscita dall'Unione Europea, per la sovranità popolare, leggi, democrazia, per un'autodeterminazione del popolo italiano e quindi del popolo marchigiano, perché l'Italia esiste come pluralità di culture e di identità. Le Marche devono decidere da sole cosa vogliono, come la Sicilia, come il Piemonte, come la Lombardia. Questa è la sfida nuova, è una novità assoluta questa. Ci vorrà tempo per sedimentarsi nella cultura popolare, mi rendo conto, ma non abbiamo fretta. Tanto presto, o forse per i più coscienti, si è già rivelato l'inganno dell'opposizione destra e sinistra. Perché il 21 settembre si dividono su tutto, ma poi il 21 settembre votano tutti sì per il taglio dei parlamentari? Sì, tutti i partiti, destra e sinistra ugualmente, e Movimento 5 Stelle ovviamente. Chiudo su questo: perché un inganno al referendum del 21 settembre? No? Allora, se il problema è economico, cari amici, basta dimezzare lo stipendio dei parlamentari anziché dimezzare il loro numero, no? Ne converrete con me. Tra l'altro, perdonatemi, se l'argomento è banalmente economico, perché la democrazia costa troppo, allora chi lo fa sta legittimando la dittatura. Nella dittatura c'è un uomo solo, costa meno della democrazia, vi assicuro. La democrazia ha i suoi costi, sì, ebbene sì, ha i suoi costi la democrazia, certo. Chi è che ha interesse a ridurre il numero dei parlamentari? Non certo la democrazia, ma i poteri finanziari, capitalistici, che meno sono i parlamentari, meglio li controlla. Meno sono e meglio li controlli. Sono in meno, li controlli meglio e li trasformi, come già in larga parte sono, in semplici maggiordomi della finanza e del capitale. Quando la BCE manda la letterina nel 2011, loro eseguono ossequiosamente con reverenziale inchino. Questo è l'obiettivo. Per questo bisogna dire di no, in nome della Costituzione, di cui Vox è l'unico partito veramente garante, e in nome della democrazia. Parola abusata oggi, no? Perché loro intendono per democrazia l'autogoverno dei ceti dominanti, il plebiscito dei mercati. Vox intende per democrazia la parola greca,
popolo al potere, potere al popolo. Questo vuol dire democrazia. Qui io vedo amici, amiche, che sono persone che lavorano, che vivono come voi nella società civile, che appartengono al popolo nel senso più alto. Il popolo è la classe che lavora, che vive del suo lavoro, che vive nelle piazze, nel mondo reale. Questo è il popolo, il demos. Questo vuol dire essere democratici. Potere del popolo e popolo al potere. Contro invece a queste tendenze di expertise liberiste, task forces non votate, partiti che esprimono al loro interno candidati magari anche populisti, almeno di nome, ma dietro i quali poi c'è il soggetto della situazione, il Giorgetti della situazione, che mi risulta non avere questo mandato di amore democratico popolare, ma essere lì un uomo dell'establishment, che dice che ci vuole Draghi, che l'euro alla fine non si esce, con buona pace di pur bravissimi economisti come Borghi e Bagnai, dall'euro non si esce. Ecco, Vox invece vuole essere un'esperienza del popolo e per il popolo, che in questi tempi forse è poco, ma è anche il massimo consentito, e questo rivendichiamo: Costituzione, popolo, democrazia, né destra né sinistra, ma basso contro alto, il popolo che lavora, imprenditori, lavoratori, operai, precari, contro loro che lassù in alto invece vivono di rendita finanziaria, di banca, di usura, di parassitarietà varia. Ecco, questo è l'obiettivo. Pochi contro molti. Io quindi auguro, dalla mia occupazione filosofica, culturale, grande fortuna, grande sostegno agli amici di Voxmark, anzitutto naturalmente all'amica Sabrina, ma poi anche a un grande organizzatore, attivista, uomo del popolo nel senso più alto, che è qui accanto al mio fianco, Alessandro, e poi anche, permettetemi di citare, Fabio Torriero, che ha organizzato con noi questa attività culturale e politica. Ecco. Occhio Diego, che arriva all'ordine costituito. Ma ben venga l'ordine costituito, se è un ordine realmente costituito sarà con noi, perché noi siamo per la Costituzione. Se è un ordine che tradisce la Costituzione, ci arresterà a noi che vogliamo il rispetto della Costituzione. Questo. Sì, grazie. Prego, prego. Una domanda, mi chiamo Gianluigi Rocchetti, sono di Porto San Giorgio, condivido in molta parte le vostre idee, le tue idee. Ti dico solamente che da quando è stato decretato il lockdown, il 1° marzo, nel balcone di casa mia c'è una bandiera della Grecia, non c'è quella italiana, perché già so quella che sarà la nostra fine. Sollecitato dalla tua candidata, ti do del tu perché penso che sia più semplice. Hai parlato del Movimento 5 Stelle, quindi del partito C, perché sennò hai parlato solamente di A e B. Quanto pensa Vox di prendere e di catturare gli scontenti delusi del Movimento 5 Stelle, tra cui c'è anche il sottoscritto? Guarda, grazie della domanda e del sostegno. Io devo dire la verità, io conosco squisite persone, militanti, uomini che provengono sia dal 5 Stelle, sia dalla Lega, sia dal PD, sia da Fratelli d'Italia, cioè persone ottime ci sono in tutti i partiti, magari si lasciano traviare da promesse o da teoremi astratti, per cui io non faccio una critica di chi vota il 5 Stelle, il PD, la Lega, io ho rispetto di tutti, e se la maggioranza vuole il PD o la Lega, bisogna accettarlo e anzi glorificare ciò che vuole la maggioranza, ci mancherebbe. Però il nostro compito è di proporre una visione altra e di educare a una visione altra chi ci vuole ascoltare. Per cui vi ringrazio di cuore per essere qui, voi che volete sentire un messaggio altro rispetto a quello che sentite dal mattino alla sera su internet, TV, radio e così via. Ti dico, il 5 Stelle in sintesi, io come sai mi occupo di filosofia, per comprendere la parabola del 5 Stelle bisogna aver letto Nietzsche. Come si diventa ciò che si combatteva? Questa è la parabola del 5 Stelle, cioè un partito, movimento che era partito in maniera sacrosanta, contestando i poteri forti, l'Unione Europea, la globalizzazione capitalistica. Io ho fatto, le trovi su internet,
centinaia di conferenze insieme a loro, a persone validissime, preparatissime, di specchiata onestà intellettuale. Peccato che poi si siano gradualmente decaffeinati e siano passati alla fine a essere ciò contro cui combattevano. E questo è il dramma di quel partito, a mio giudizio. Per cui molti stanno abbandonando il percorso del 5 Stelle e si stanno riorientando, ma lo stesso si può dire per molti altri partiti, ovviamente. Per cui io non ce l'ho con chi è nel 5 Stelle, ce l'ho però, quello sì, permettetemi, col 5 Stelle che cambia rotta improvvisamente. Io ho le locandine contro l'Unione Europea, fuori dall'euro, contro il taglio dei parlamentari, dove sono finite queste giuste idee che hanno il merito di aver affrontato in passato, ma perché hanno tradito, ripudiato quelle idee? Questa è la domanda. Sì, io aggiungo un particolare. Allora, io ho fatto 10 anni di politica e sono stata consigliere comunale 5 Stelle per 5 anni, sono uscita nel 2019. Gli ultimi 3 anni li ho passati a combattere contro il ribaltone interno di questo partito, che è stato un ribaltone dittatoriale, ve lo dico, dittatoriale. È successo di tutto. Okay? Abbiamo cercato di resistere dall'interno, abbiamo provato a chiedere di tutto. Il fantomatico staff non si sapeva chi era, non si poteva mai parlare con nessuno. Questo invece è un partito vero, un partito dove ci parliamo sempre, dove abbiamo ripreso a ragionare sui valori di cui parlavi, i valori di base, quelli per cui siamo nati, che sono stati quelli che ci hanno fatto battere il cuore, no? Per quello che oggi siamo delusi, perché qualcosa ci ha fatto battere il cuore. Abbiamo pensato che saremmo ritornati umani, abbiamo pensato che saremmo ritornati ad essere cittadini partecipativi e tutti capaci di capire, conoscere insieme e decidere insieme, e poi ci hanno venduto. Però la mia anima non l'hanno venduta, e penso nemmeno la tua, ecco. E allora io sono qua per questo, e aggiungo una parola in più: Vox Italia mi ha dato la possibilità di superare questa delusione, riprendere questi valori e aggiungere parole nuove: la libertà. Libertà di capire per poter scegliere. Qualcosa che noi non abbiamo avuto e i 5 Stelle si sono mangiati. Oggi fanno la stampella del governo e fanno in giro raccontando che saranno nella nostra regione il partito che da solo combatterà. Cosa combatteranno? Non può combattere assolutamente più niente. Quello che racconta sono le stesse parole che usa il centro-sinistra. Parlano di recovery fund al posto del project financing, un prestito per un altro prestito, un privato per un altro privato. E questa è la ricetta che non ci arriverà mai e che non è a fondo perduto. E possiamo passare ora a parlare di queste ricette finte, di queste cose che non hanno nessun senso. Allora, perché ci dobbiamo ridurre in questo modo? Perché non dobbiamo capire che abbiamo delle grandi opportunità? Perché una regione legifera, lo ripeto, la regione legifera, ma non solo, aggiungo un altro particolare: le regioni partecipano a quel finto parlamentino che si chiama Conferenza Stato-Regioni. La Conferenza Stato-Regioni è il luogo dove i presidenti di regione si riuniscono per spartirsi le torte. Quindi per perdere una regione per il centrodestra e il centrosinistra vuol dire perdere una fetta di torta. È quello il Parlamento, è quello il luogo in cui si decidono le cose, quello è il luogo in cui si spartiscono i soldi. Per cui, uno, i soldi ci sono, che noi non ci andiamo a prenderli, ok? Due, perché non usiamo il Parlamento per fare questo? Perché dobbiamo usare gli organismi straordinari? Quello è un organismo straordinario, non è previsto nella Costituzione la Conferenza Stato-Regioni, non esiste. Sono cose che si inventano amministrativamente per gestire come gli pare. Abbiamo una grande occasione, dobbiamo usarla. Abbiamo una grande occasione. Il lockdown ci ha dato una grande possibilità in più: pensare, riflettere ed essere tutti più svegli. Diventiamo tutti capaci. Io ho 10 anni alle spalle di politica, ma ho 10 anni alle spalle di attivismo, non di poltrone. Non mi interessa la poltrona, non ne ho bisogno. Lavoro, sono un dipendente pubblico part time e ho anche un'agenzia di servizio sociale privato part time. Lavoro 24 ore al giorno, sempre, ok? E non mi interessano, non sono qui per prendere soldi, sono qui perché
è ora di fare giustizia. Punto. Grazie. Grazie Sabrina, grazie a tutti. Adesso cediamo la piazza alla nostra banda musicale, anche questa è cultura, che ringraziamo di cuore. A destra abbiamo diversi libri di Diego Fusaro, perché Vox Italia Marche è sì politica ma è anche cultura. Grazie a tutti per essere stati qui questa sera. Sì. Chi vuole la dedica, c'è Diego Fusaro. Va bene, seguiteci sul sito internet www.voxmarche.it. Abbiamo anche la pagina Facebook Vox Italia Marche. Ci saranno tutta un'altra serie di eventi con Diego Fusaro, quindi seguiteci. Noi siamo l'alternativa competente, l'alternativa vera, non delideremo nessuno, perché ci avete conosciuti, siamo questi. Siamo gente che viene dalla gente, siamo persone che lavorano e siamo qui per un servizio alla collettività, non per cercare un'occupazione, perché già ce l'abbiamo. Grazie a tutti.